Per la provincia di Teramo il 2021 si chiude con un bilancio di opere realizzate e di finanziamenti intercettati molto positivo. Sono stati immessi nell'economia locale oltre 40 milioni di euro. Nella programmazione pluriennale ci sono complessivamente circa 180 milioni di finanziamenti da spendere. Per il presidente Diego Di Bonaventura i dati parlano da soli. I dati sono incontrovertibili e nel 2021 sono stati immessi sul territorio come opere fatte 40 milioni di euro di opere fatte sul territorio. Questo è il dato che è incontrovertibile. Arriveremo nel 2022 a fare quelle altre richieste che abbiamo in corso. Questo è quello che abbiamo fatto. Io devo ringraziare la mia squadra e tant'è il frutto anche delle elezioni provinciali e il buon lavoro fatto. Questi dati sono anche il frutto delle elezioni che abbiamo vissuto, perché i consigli comunali hanno percepito realmente quello che noi gli dicevamo e quello che abbiamo fatto sui territori, hanno visto con le mani la percezione, dico io, di quello che abbiamo detto, e il riscontro è stato palese nella mia squadra, tant'è che il 70% è stato riconfermato sui banchi del Consiglio Provinciale. Abbiamo, e l'ho detto, le tre linee parallele, la visione strategica, l'ordinario, 40 milioni di interventi sulle strade, e lo straordinario, la visione strategica. Bilancio positivo e dati eccellenti, ma c'è una spina nel fianco della provincia di Teramo, ancora lì è dolorante. Sono gli impianti sciistici di Prati di Tivo, non ancora funzionanti. Abbiamo l'unica, e io lo dico perché bisogna sempre capire, non pensavo che i prati, ecco, potessero essere, ecco, il mio punto debole, il nostro punto debole, perché sui prati di Tivo, sinceramente, ecco, ancora non riusciamo a fare l'impegno che abbiamo preso. Nel dettaglio, fra strade, scuole e opere infrastrutturali, la provincia di Teramo complessivamente ha 180 milioni da spendere e tanti ne ha già spesi. È stato un anno estremamente positivo per la provincia di Teramo, 40 milioni di investimento tra viabilità e edilizia scolastica, un dato estremamente importante, 160 milioni per la programmazione pluriennale che vedrà impegnata la provincia a realizzare importanti infrastrutture per i prossimi 5-6 anni. È sicuramente una iniezione anche di fiducia per il mondo imprenditoriale, aver immesso anche, dato la possibilità comunque al settore economico di poter risollevarsi con la crisi che abbiamo avuto del lockdown, soldi che comunque hanno creato dei benefici per la nostra provincia.